Buongiorno, oggi nella nostra rubrica Precari in forma vogliamo occuparci del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge appena approvata dal Parlamento. Premetto che non c'è ancora nulla di scritto di definitivo e quindi quello che diremo sarà il frutto diciamo, di quanto è apparso nei vari documenti in rete e delle esperienze che abbiamo fatto nel settore in tutti questi anni. La prima cosa da dire è che il piano straordinario è diviso sostanzialmente in due fasi, una fase provinciale, regionale, per le quali valgono grosso modo le vecchie regole che c'erano fino all'anno scorso, e una fase nazionale nuova in cui le regole vengono totalmente stravolte. La fase provinciale regionale, cominciamo da questa, è divisa in due parti, quella che in giro si è vista, la prima chiamata fase 0 e la seconda chiamata fase 1A. Come funziona questa cosa? La fase 0 riguarda circa 36-37 mila posti e sono quelli collegati al turnover, che quindi non hanno nulla a che vedere col piano straordinario, cioè sono le nomine ordinarie che verrebbero fatte anche a prescindere da questa nuova legge, e riguardano appunto circa l'80% dell'organico di diritto. Come avvengono queste nomine? Avvengono semplicemente utilizzando il 50% dei posti riservati alle GAE e il 50% dei posti riservati alle graduatorie dei concorsi ordinari, di tutti i concorsi ordinari, quelli fatti prima del 2012 e quelli del 2012. La seconda fase, che riguarda circa 13.000 posti, grosso modo, invece è sempre suddivisa secondo le vecchie regole al 50% alle GAE e al 50% alle graduatorie dell'ordinario. La differenza però è che in questo caso le graduatorie dell'ordinario sono soltanto quelle delle classi concorso fatte nel 2012, cioè tutti i concorsi ordinari antecedenti a quelli fatti dal ministro Profumo nel 2012 cessano di avere efficacia. Qual è la casistica che ci può essere? La cosa, diciamo, più semplice è che ci siano dei candidati a sufficienza sia nelle GAE sia nei concorsi ordinari. Facciamo l'esempio di 100 iscritti nelle graduatorie di esaurimento e 50 in quelle di un concorso ordinario antecedente il 2012, quindi insomma, 60 per quanto riguarda il Piemonte, ma ci sono altri esempi che si possono fare. Supponendo che ci siano 50 posti nella fase 0 e altri 20 nella fase 1A, secondo le regole appunto antecedenti, diciamo, si avrà i 25 posti verranno assegnati a quelli del concorso ordinario e 25 posti verranno assegnati a quelli delle GAE. In seconda battuta, i 20 posti rimanenti, siccome il concorso è antecedente al 2012 e quindi non ha più efficacia dall'approvazione della legge in poi, tutti quei 20 posti verranno assegnati alle GAE. Gli esclusi cosa faranno? Gli esclusi dovranno poi, potranno fare, gli esclusi delle GAE potranno fare domanda per partecipare alla fase nazionale successiva. Quelli che invece sono esclusi dalle graduatorie del concorso ordinario antecedente 2012 non potranno partecipare a questa fase. Se invece il concorso in questione riguarda diciamo, una classe concorso fatta nel 2012, sia nella fase 0 che nella fase 1A i posti vengono suddivisi a metà, al 50% nell'uno e al 50% nell'altro caso. E quindi in questo caso anche gli esclusi del concorso ordinario potranno partecipare alla fase nazionale successiva. Queste operazioni dovrebbero avvenire entro il mese di agosto. Durante il mese di agosto anche tutti coloro che non avranno ricevuto la nomina saranno chiamati a fare una domanda per poter partecipare alla seconda fase, cioè la fase nazionale. In questa domanda dovranno indicare, diciamo, almeno 5 province, d'Italia, presso le quali sarebbero disponibili, nel caso ci fosse la nomina, per accettare appunto nome e trasferirsi. Ed è questo il discorso che riguarda appunto, che creerà molto scompiglio, perché secondo questo procedimento ci sarà un via vai appunto di gente che si sposterà dal nord al sud e così via. Perché come funziona questa fase? Funziona nel caso in cui nella fase provinciale e regionale non ci fossero candidati a sufficienza per coprire interamente l'organico di diritto. Nel passato si poteva fare una compensazione, quindi spostare
un posto da una classe concorso senza candidati ad una classe concorso con ancora candidati a disposizione. Questo sarà vietato. Tutti i posti non assegnati nella fase provinciale e regionale vengono accantonati e vengono assegnati nella cosiddetta fase B nazionale. In questa fase B nazionale, che dovrebbe avvenire insomma entro il 15 settembre, ci sarà una graduatoria per ogni classe concorso e per ogni provincia. Anzi, ci saranno due graduatorie, uno per chi proviene da un concorso ordinario del 2012 e uno da una per chi proviene invece da una graduatoria ad esaurimento. In questo caso non c'è più la regola del 50%, ma c'è la precedenza assoluta a chi fa parte di una graduatoria dell'ordinario. Quindi prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento bisogna sistemare tutti coloro che sono in graduatorie dell'ordinario. La fase C nazionale invece avverrà in seguito e grosso modo dovrebbe avvenire verso ottobre-novembre. Come avviene? Avviene che ogni scuola avrà a disposizione, non si capisce bene come, anche qui siamo ancora in attesa di chiarimenti, ma ogni scuola avrà a disposizione un certo numero di cattedre di posti aggiuntivi in organico di potenziamento. Dovrà, sulla base di ragionamenti interni, stabilire, decidere come potenziare il proprio organico e comunicare all'USR di competenza le disponibilità di cui ha bisogno per il suo piano dell'offerta formativa. Sulla base delle varie disponibilità che arriveranno presso i vari USR, verranno predisposte le ulteriori nomine, che sono circa 56.000, che riguarderanno appunto l'organico potenziato. Dov'è il problema? Perché c'è, con 100.000 posti che vengono assegnati, c'è malcontenti? Il malcontento è che in questa procedura il governo sembra quasi che abbia considerato i docenti precari come dei semplici numeri e non come delle persone fisiche con famiglie e con aspirazioni e obiettivi di vita diversi, perché in questa procedura molti saranno costretti a spostarsi da una parte all'altra dell'Italia. A dimostrazione di quanto sia stato superficiale e a volte improvvisato l'atteggiamento del governo nei confronti di questa problematica, possiamo considerare la questione degli idonei. Quando il Presidente del Consiglio lo scorso anno presentò il libricino La Buona Scuola, in quel libricino era previsto che tutti coloro che erano nelle graduatorie di esaurimento e tutti coloro che erano presenti nelle graduatorie del concorso ordinario 2012, quindi anche gli idonei, potessero essere immessi in ruolo, perché il piano di assunzioni prevedeva 148.000 assunzioni, appunto. Quando invece verso febbraio il Consiglio dei Ministri ha emanato appunto il disegno di legge che poi è mandato in discussione alle Camere, il Presidente del Consiglio spiegò in maniera molto precisa e puntuale la differenza che c'è tra vincitore di concorso e idoneo ad un concorso, cioè chi ha superato le prove, è idoneo chi ha superato le prove concorsuali ma non si trova in posizione utile per poter essere assunto grazie al concorso. E lo fece perché avevano abbassato il numero da 148.000 a 100.000 assunzioni e quindi avevano escluso tutti gli idonei al concorso ordinario. Il Parlamento, durante la discussione parlamentare, aveva deciso di riprendere in qualche modo tutti gli idonei ai concorsi ordinari, però venne approvato un emendamento che prevedeva che queste assunzioni, questi idonei al concorso potessero partecipare al piano assunzioni, ma nell'anno prossimo, nel 2016-2017. Nel maxi emendamento scritto dallo stesso governo, invece, questi idonei al concorso sono stati ripescati e non solo, ma hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti coloro che sono inseriti nelle GAE. Quindi sono passati da essere inclusi, esclusi, parzialmente ripescati e alla fine sono stati appunto totalmente reinseriti con precedenza assoluta. Quindi un salto mortale, carpiato, triplo per arrivare appunto a questa situazione. Perché nella fase nazionale cosa succede? Succede che nella fase chiamata B vengono messi appunto
a ruolo tutti quei posti non assegnati nella fase regionale provinciale, perché ci sono tanti casi di graduatorie totalmente vuote che appunto daranno la possibilità in questa fase di poter essere assunti a livello nazionale con precedenza assoluta a chi si trova nel graduatorio del concorso. Poi in un secondo momento, quindi verso grosso modo verso ottobre-novembre, sulla base delle richieste che verranno dalle singole scuole, ai quali verrà assegnato un numero, un contingente di posti per l'organico potenziato, dovranno stabilire in funzione della loro offerta formativa di quali classi, concorsi o posto avranno bisogno per l'anno successivo, perché infatti queste nomine saranno soltanto nomine giuridiche ma non effettive. E quindi l'USR verso il mese di novembre dovrà prendere nota di tutte le richieste fatte dalle singole scuole, e ci sarà un piano aggiuntivo appunto di assunzioni, la cosiddetta fase C nazionale, anche qui con la totale precedenza per chi si trova nelle graduatorie del concorso ordinario rispetto a chi si trova nelle graduatorie di esaurimento. E questo ovviamente creerà parecchio scompiglio, perché sta parlando di gente che l'anno scorso si è inserita in una provincia con la certezza di poter stare in quella provincia per almeno 3 anni, e quindi si era fatti i conti per poter magari passare di ruolo nel triennio. Adesso si vede scavalcato, magari prima in graduatoria, si vede scavalcato da 10, 11, 12, un certo numero di persone, e quindi tagliato fuori dal piano di assunzioni. Altra cosa che bisogna chiarire e che non è, creerà molto scompiglio: facciamo l'ipotesi di un collega che è primo in una provincia, però non è in posizione utile per poter essere assunto nella fase provinciale regionale, quindi è il primo degli esclusi, Nella fase B magari viene chiamato da una provincia, speriamo che lui si trovi, a Genova, ed è chiamato da una provincia, da Bologna, e quindi dovrà spostarsi per andare a lavorare l'anno prossimo a Bologna. Magari nella fase C a Genova verrà fuori un posto della sua classe di concorso, e quindi sicuramente questa persona avrebbe preferito aspettare 2-3 mesi, non partecipare alla fase B e prendersi la cattedra sotto casa per dove abita, dove ha scelto di abitare. Quindi l'auspicio che almeno per quanto riguarda questa fase nazionale ci siano una certa flessibilità per poter consentire a qualcuno che non volesse partecipare alla fase B perché ritieni poter avere qualche chance alla fase C di poter rinunciare senza essere depennato. Tutto ciò dimostra quello che la Gilda ha sempre detto, cioè questo piano non risolverà il problema del precariato, anzi i numeri sono sempre insufficienti, le supplenze ci saranno ancora l'anno prossimo e le 100.000 assunzioni sicuramente non copriranno il fabbisogno. E perché non funziona? Perché appunto non ci basta una bacchetta, sono troppi anni che il problema del precariato è in atto, quindi non si può pensare di risolvere tutto e subito. Sarebbe stato molto meglio avere un piano pluriennale senza l'introduzione di questa fase nazionale, ma consentire appunto anche che questi posti in organico potenziato e gli altri che verranno l'anno prossimo, e saranno tanti perché i pensionamenti previsti sono in numero considerevole, continuassero ad essere assegnati attraverso un piano straordinario di più anni a gente che si trova in un posto per dove ha scelto di vivere. In questa maniera saremo veramente vivremo una situazione in cui ci sarà una girandola e di docenti viaggiatori che sicuramente non avranno non saranno motivati a fare in questo modo il loro lavoro, perché dovranno magari lasciare la famiglia e quant'altro per poter guadagnarsi il pezzo di pane appunto. Senza contare poi che i ricorsi continueranno a fioccare in massa, perché in questo piano assunzione ci sono tanti docenti che in questi anni hanno contribuito al mantenimento e al funzionamento delle nostre scuole che vengono esclusi. Penso ad esempio a tutti coloro che sono in seconda e terza fascia istituto, che hanno i requisiti previsti dalla sentenza della Corte Europea, ma anche tanti che sono nella graduatoria di esaurimento che sicuramente non potranno essere tutti quanti assunti perché il loro numero è superiore ai 100.000
diciamo, di cui si parla. Per loro si prospetta l'anno prossimo una nuova procedura concorsuale con tutto ciò che ne consegue. Quindi è facile prevedere che ci saranno tanti ricorsi. Anche qui un piano straordinario pluriennale, considerando anche tanti pensionamenti che ci saranno nei prossimi anni, avrebbe sicuramente risolto il problema in maniera indolore e automatica. Il governo, e non solo sul precariato, ma sull'intera scuola, ha fatto delle scelte diverse, molto discutibili, se ne assumerà la sua responsabilità e sicuramente ne pagherà le conseguenze.